Grazie, buonasera a tutti. Passo la parola al segretario per l'appello. Okay, buonasera. Allora, Cavalleri Ilario. Presente. Pangrazio Renata. Cuni Simone. Assente. Moretti Luca. Presente. Cavalleri Mauro. Presente. Ferrari Arianna. Assente. Rota Giovanna. Presente. Magri Angela. Presente. Uberti Faustino. Presente. Marchetti Giuseppe. Assente, giusto? Sì. Lamberti Alberto. Assente. Bettoni Guido. Presente. Iacini Adriano Alberto. Assente. Il consigliere, l'assessore esterno Pagnoni. Assente. Ok, allora sono presenti 2, 4, 6, 8 consiglieri. Assenti 2, 4, 5 consiglieri. Okay. Per cui la seduta è valida. La responsabile dei servizi finanziari è qui, la Paola. Sì, è così. Si accomodi pure, che poi magari le chiediamo se ci vuole sintetizzare. Allora, vabbè, il primo punto è approvazione dei verbali della seduta consigliare dell'1-3-2019. Se non ci sono osservazioni, mettiamo in votazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Si vota? No, l'immediata no. Nulla. Punto numero 2. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 55 del 9-4-2019, avente ad oggetto variazione di bilancio di previsione 2019-2021, adottata con i poteri di urgenza ai sensi del comma 4, articolo 175 del 267 del 2000. E magari passo la parola al responsabile dei servizi finanziari, in modo tale che ci sintetizza quelle che sono state le variazioni più significative rispetto ai classici aggiustamenti che ci sono stati. Sì, ecco, con questa variazione adottata appunto dalla Giunta d'Urgenza, come diceva il Sindaco, e sottoposta a ratifica oggi, c'è un'integrazione di 5.000 euro sul capitolo relativo al patrimonio dell'ente, un'integrazione di 1.250 euro per il progetto denominato Dote Comune per del personale all'ufficio tecnico, integrazione di 2.000 euro per la stipula rogiti notarili e la differenza per di 1.007, di circa 8.000 euro per quanto riguarda i contributi, anzi di 12.000 euro per quanto riguarda contributi a istituzioni sociali che sono state poi richieste dall'ufficio, e queste maggiori uscite sono finanziate da una maggiore entrata che è stato un trasferimento da parte della Regione che non si sapeva e che comunque nella predisposizione del bilancio il Comune aveva finanziato con mezzi propri, per cui è stato possibile poi farne un utilizzo per tutte le voci generali del bilancio, e che era una maggiore entrata di 20.885 euro. Okay, per cui la variazione complessiva è di circa 21.000 euro, dove è stata appianata da questa maggiore entrata della Regione. Se non ci sono osservazioni, porrei in votazione ratifica e deliberazione della Giunta Comunale numero 55 del 9-4-2019, avente ad oggetto variazione di bilancio previsione 2019-2021 adattata con i poteri di cui al 267 del 2000. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Si vota l'immediata esecutività della presente deliberazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. L'esame d'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2018. Ecco, passo di nuovo la parola al responsabile, che ci sintetizza un po' i dati e poi quello che è stato anche il parere magari del revisore, in modo tale che così da quello si sintetizza un po' tutto. Grazie. Allora, il rendiconto dell'esercizio, la chiusura dell'esercizio finanziario 2018, che in sostanza, macroaggregati generali, l'ente ha avuto incassi per 7.882.000, 8.270.000 di pagamenti, con un fondo cassa finale al 31/12/2018 depositato in Banca d'Italia di 5.590.000. Con tutti gli impegni che sono stati fatti, l'avanzo di amministrazione dell'ente chiude con un 4.488.000 euro,
che è libero in parte e un libero e un in parte invece accantonato. Accantonamento di 167.000 euro, fondi attribuiti dall'ente per altri vincoli per 368.000 euro, destinato agli investimenti per 1.137.000 euro e fondi liberi non soggetti ad ulteriori vincoli di 2.814.000. Diciamo che con la predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021 il Consiglio Comunale aveva già deliberato l'applicazione di una fetta di avanzo presunto che è intorno ai circa ai 1.500.000 euro, perché comunque aveva già fatto una pseudo situazione al 31 di gennaio e per cui di questi 4.488.000 la parte per investimenti e una piccola parte di fondi liberi è già applicata al bilancio in parte per opere pubbliche per circa 1.500.000 euro. E non ci sono altre domande, io porrei in votazione approvazione, esame ed approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2018. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Si vota l'immediata esecutività della presente deliberazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Grazie. Io magari, prima di passare alla parola che mi avevi chiesto di fare due parole, volevo fare una comunicazione relativa al discorso. Noi abbiamo approvato proprio adesso una delibera di giunta dove... Grazie Paola. Una delibera di giunta dove abbiamo sostanzialmente preso atto della comunicazione che Cogeme ci ha fatto, siccome noi avevamo fatto la dismissione della partecipazione in Cogeme, abbiamo fatto una delibera dove recentemente è stata, con la fine dell'anno, è stata introdotta una norma ulteriore alla Madia che va, sembrerebbe che vada a sospendere l'efficacia di questa alienazione fino a quando, fino al 2021, per cui di fatto è stata fatto una delibera di presa d'atto di questa disposizione ulteriore inserita nella Madia e sostanzialmente rimaniamo in attesa che o la norma si chiarisca, perché non è molto chiara, sembrerebbe che tutte le partecipazioni per le quali le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di dismissione in relazione alla Madia, che diceva che le partecipazioni non più funzionali alla propria attività istituzionale dovessero essere dismesse, sembra che con questo articolo 5 bis introdotto con la finanziaria del 2018 debbano essere mantenute. Da parte di chi la legge in un modo dice che è una facoltà, da parte ovviamente di Cogeme dice che è un obbligo. Sta di fatto che o si iniziano contenziosi, e credo che un'amministrazione che è in fase di chiusura del proprio mandato non possa prendersi responsabilità di questa natura, per cui prendiamo atto di questa comunicazione e attendiamo, magari ci auspichiamo, che la norma in un prossimo futuro possa essere abbastanza più trasparente, più chiara, insomma. Per cui ecco, questa era un po' la comunicazione che volevo fare. Poi magari colgo l'occasione, perché il dottor Iacini, che ieri sera eravamo in presenza di capigruppo e ha detto che era se potevo giustificarlo perché non avrebbe potuto partecipare questa sera al Consiglio Comunale in quanto aveva un impegno personale, ma che voleva che estendessi a tutti voi, a tutto il Consiglio Comunale, i saluti, perché comunque per lui, al di là del non essere magari d'accordo su determinate scelte fatte e operate da parte dell'amministrazione comunale, è comunque stata un'esperienza costruttiva. Correggimi se sbaglio in funzione di quello che mi ha detto, e per cui estendeva questo saluto a tutti e ringraziava per l'esperienza avuta e ovviamente gli dispiace non essere comunque o comunque che il suo gruppo non si sia più ripresentato alle elezioni amministrative, e tuttavia ecco, ringrazia tutti e mi ha chiesto di fare questo ringraziamento, io l'ho dovuto fare anche perché comunque convintamente, insomma. Passo la parola al dottor Bettoni, che voleva fare due parole per anche lui, essendo l'ultimo consiglio comunale di questa amministrazione. Prego. No, più che altro era che mi ero preparato quattro appunti per dire alcune cose, però visto la grande affluenza, penso che l'unica cosa che si può, visto resterà qualcosa di verbale, qualcosa agli atti, ne parliamo così.
Esatto, resta registrato, resterà agli atti quello che dico. Ma dal mio punto di vista, io come ho vissuto questa esperienza, è stata un'esperienza positiva. Positiva perché a mio avviso avete operato bene, avete fatto, certo, c'è sempre la possibilità di fare meglio, come in tutte le cose della vita, però secondo me avete operato bene, siete una bella squadra e lavorate bene e vi auguro di poter andare avanti ancora. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa che volevo dire è questa, ed è una cosa abbastanza che fa venire un po' da ridere. Io, con la mia lista, mi aveva criticato molto perché non ho mai fatto un'opposizione a questa amministrazione. In realtà, se noi andiamo a vedere quello che sta succedendo, cioè nessuno si presenta, per quale motivo? O perché non ha niente da dire, o perché non ha niente da dire. Quindi, a questo punto, mi sembra quasi che stiano ratificando a posteriori tutto il mio operato, quindi i barricaderi che avevo dentro nella mia lista, non presentandosi in nessun modo e non facendo nessun tipo di opposizione, hanno ratificato esattamente tutto il mio operato di 5 anni a questa parte. Quindi ringrazio i miei ex partecipanti perché mi hanno gratificato di questa cosa. Questa è una cosa che mi viene un po' da ridere a dirla, ma è così. Poi l'altra cosa che volevo dire è questa, nelle ultime elezioni dove io ho partecipato e grazie a Dio ho perso e sono molto felice di questo e l'ho sempre detto e anche per questo motivo non ho potuto fare una cosa che avrei potuto fare per dare una mano in questa occasione, ho ricevuto circa 750 voti, no? Di quei 750 voti diciamo che la metà erano distribuiti tra i vari partecipanti, grosso modo un'altra metà era attribuita al sottoscritto. Allora in questo momento faccio un invito a coloro che mi hanno votato la volta scorsa a girare a voi i miei ex voti. Penso che sia una cosa corretta e giusta, perché non ritengo che sia corretto e giusto che a gestire un'amministrazione comunale venga un commissario che non capisce niente, che non sa niente della realtà del paese e che non sa e che bloccherebbe praticamente tutto il lavoro di sviluppo che è stato fatto. Teniamo presente che abbiamo aperta una pratica per quello che riguarda la casa di riposo Valotti, della cui chiusura mi assumo la responsabilità insieme col consiglio di amministrazione della Valotti, che l'amministrazione comunale non c'entra niente, ha fatto tutto per tenerla aperta questa cosa, però noi come amministratori abbiamo avuto un po' paura delle conseguenze di tipo civile e penale che ci potevano essere in una struttura che non era più adeguata ai tempi, però l'amministrazione ha messo a disposizione, ha fatto molto secondo me per cercare di aiutare la situazione, ha messo a disposizione un'area e quest'area sto facendo delle trattative, non certo, non posso dire che le faccio in nome per conto del comune, ma le faccio in nome per conto della Fondazione Valotti, sto facendo delle trattative per acquisire una realtà molto grossa, molto importante, che venga a costruire e a portare una nuova struttura nel comune di Erbusco. È chiaro che questa operazione la si può portare avanti fino a quando io avrò la delega del Comune per quello che riguarda il Consiglio di Amministrazione e fino a quando l'interlocutore sarete ancora voi, perché nel momento in cui venisse un tizio, un pinco pallino qualunque, molto probabilmente sia la struttura sia il gruppo dall'altra parte che per quello che mi riguarda anche personalmente mi troverei un po' a disagio, penso che andrebbe a cadere tutto. Quindi mi auguro proprio che non succeda quello che temo. Perché finire nell'elenco dei comuni indagati per mafia, perché praticamente la norma nasce per un problema di antimafia e viene fatto per evitare che in certi paesi vinca sempre quella lista. In questo caso non c'è il problema. Leggevo su internet che peraltro la prassi e la pratica di adottare una lista di supporto non è contro la legge. È una cosa che si può fare ed in certi comuni lo hanno fatto, soprattutto in comuni che avevano problemi di questo genere e anche in comuni dove per esempio hanno poca gente che va a votare perché hanno tanti iscritti all'AIRE o roba del genere. Per cui francamente se disgraziatamente dovesse succedere che si va a finire in commissariamento, i tempi saranno non penso più di un anno e mezzo perché tecnicamente con le prime elezioni possibili ci deve rifare un'altra volta. Siccome penso che il governo non andrà avanti tanto, penso che le prime elezioni possibili, per male che vada, saranno l'anno prossimo a primavera. Quindi ci risiamo. A questo punto il mio invito è vi ripresentate. Io mi presento a questo punto con una lista NV, non votatemi, però faccio la lista di supporto perché la legge me lo consente, perché vorrei che finisse il vostro compito. Questo è quello che volevo dire. Grazie. No, vero. Anche perché
Anche perché vorrei chiarire che, perché magari per evitare equivoci, un commissariamento, noi la lista di supporto non l'abbiamo fatta, nel senso che anche se ci hanno spinto alcune volte, magari faremo la parte anche di quelli che sono poco avveduti, chiamiamolo così, però ci sembrava un po' un'offesa nei confronti dell'elettorato, ma a prescindere da come la si pensa personalmente, un commissario che viene in un comune come potrebbe essere Erbusco, ma come in tutte le parti dove va il commissario, che è bene chiarirlo, ha i poteri identici a quelli che può avere un sindaco, un consiglio comunale, una giunta, nel senso che può fare tutto ciò che vuole. È ovvio che non farà mai nulla che possa essere di natura discrezionale, ma seguirà solo ed esclusivamente, anche perché non può fare scelte di natura discrezionale, ma deve fare opere che siano di natura, può fare anche le opere di natura straordinaria qualora si rendessero necessarie e indispensabili per il funzionamento dell'ente, ma è ovvio che il fatto di fare una strada piuttosto che fare il campo sportivo non rientra in questo tipo di, chiamiamole così, criteri di disponibilità o comunque di scelta da parte di un commissario che si deve limitare ovviamente a fare quello che è l'ordinaria amministrazione. Io spero e me lo auguro che i cittadini del Busco capiscano e raccolgano questo tipo di invito a consentirci di andare avanti per questa amministrazione. È fuori discussione che qualora non dovesse accadere che arriverà un commissario ad acta o un commissario prefettizio, io credo che tutte le idee che sono all'interno dell'amministrazione si fermano e sicuramente avranno una battuta d'arresto non solamente per un anno, ma sicuramente per alcuni anni poi a seguire. Speriamo di no. Ringrazio tutti e auguro a tutti una, per noi una campagna elettorale positiva e per lei un'estate bellissima. Grazie a tutti e buonasera.